Santo Padre! Tocca a voi cominciare la danza dei morti. Voglio che tutti vi vedano in pompa magna, vi vedano arrivare per primo. Di San Pietro porta il manto d'essere il primo deve portare il vanto, anche nella filata della danza finale. Chiaramente anche quest'anno è andata molto bene, nonostante il maltempo ha minacciato tutta la notte il buon esito di questa manifestazione. C'è stata un'apposita finestra che probabilmente l'autore della danza macabra ha prenotato per noi e quindi siamo rimasti proprio nella finestra giusta per non avere il brutto tempo. E credo che la manifestazione sia riuscita. Abbiamo più di 60 personaggi da muovere. E quindi anche i ritmi sono stati tenuti bene, quindi abbiamo finito quasi in anticipo rispetto agli anni passati. Credo che sia stata una cosa abbastanza bella e significativa e che probabilmente ripeteremo l'anno prossimo con alcune varianti e con qualche aggiunta di strumenti musicali. La danza macabra è comunque sempre stato uno spettacolo, era uno spettacolo teatrale in Francia, dove i francescani hanno fatto uno spettacolo, Le Jeu de la Danse Macabre. L'abbiamo fatta a Clusone, al meglio che potevamo farla, insomma. Ecco. E poi c'è il pubblico che cresce di anno con anno. Anche quest'anno il pubblico è una sorpresa perché avendo piovuto fino a poco prima dell'inizio della manifestazione pensavo che ci fosse molto meno, invece anche rispetto all'anno scorso il pubblico è cresciuto e questo per noi è sicuramente un incoraggiamento a proseguire, arrivare alla 22esima festa del millennio l'anno prossimo. Quindi tante persone che fino all'ultimo, fino alle 4 di notte sono rimaste sveglie per guardare fuori, per capire anche le condizioni meteo. Sì, il nostro è sempre un pubblico eccezionale e particolare, non tutti se la sentono di alzarsi la mattina alle 4 e magari anche affrontare la minaccia del maltempo come quest'anno. È un pubblico che spesso si sia consolidato in questi anni e che apprezza questo tipo di manifestazione, questo spettacolo teatrale che mette insieme storia, arte e altro della nostra Clusone. Chi vuole ringraziare? Io voglio ringraziare anzitutto il pubblico, che è sempre speciale, ma tutti gli attori, in particolare il gruppo degli ex allievi della scuola edile di Bergamo, ma voglio ringraziare anche quelli che hanno pensato ai costumi, a quelli che ce li hanno prestati, come il dottor Tomasini di Gandino. Voglio ringraziare alla fine e la Turismo Pro Clusone e l'assessorato al turismo. Guarda come soffro, è il meglio che so fare. Guarda.